Continua la nostra collaborazione con il punto sociale di Daniele Cardia alias Barcollo ma non mollo. Oggi ci parla di solidarietà, ci fa conoscere una madre che dopo aver perso la sua piccola ha deciso di donarne tutti i ricordi, proprio come era solita fare la bimba. Vediamo il servizio. Buongiorno, oggi siamo con Eleonora Galia nel progetto del sogno di Giulia. Ciao Eleonora. Ciao Daniele. Grazie di averci accolto nella tua casa. Nella nostra casa, sì. Prima domanda semplicissima. Che cos'è il sogno di Giulia? È il sogno di una bambina che non c'è più, che è andata via 4 anni e mezzo fa e che prima di andare via ci ha chiesto di donare tutte le sue cose. E insieme alle sue cose abbiamo iniziato a donare anche le cose di suo fratello, degli altri bambini. E adesso abbiamo questo, siamo in 100 metri quadri, non ci stiamo più. Questo negozio della solidarietà. Sì, sì. Okay. Tutto gratis per tutti i bambini. Quindi noi non chiediamo ISEE, non chiediamo niente. Abbiamo tutte le attrezzature, quindi dal trio, i seggiolini, le culle, i passeggini. Ecco. Abbiamo tutto il corredo nascita per i bambini, naturalmente stagionale, quindi adesso daremo l'autunno-inverno. Ok. Abbiamo tantissimi libri, tantissimi giocattoli e l'abbigliamento. I vostri utenti principalmente chi sono? Sono mamme, noi diamo alle mamme, mamma e papà. Ok, benissimo. E allora, quella domanda è, immagino che voi come associazione, come progetto, come negozio della solidarietà, avrete già tanti progetti. Quali sono questi progetti? Ne abbiamo tantissimi. Ne elenco perché tanto... Allora, il più recente è questo dell'ambulanza. Okay. È in viaggio con Giulia, perché Giulia ha preso tante ambulanze per andare in ospedale, per fare la radioterapia, per fare la chemioterapia, e quindi abbiamo deciso di donare alla chirurgia pediatrica del Brozzo, del San Michele, sì, una ambulanza super attrezzata per i bambini. Quindi perfetto. Stiamo raccogliendo fondi sia con un IBAN dell'associazione, e il conto è il sogno di Giulia Zedda ODV. Grazie Eleonora, alla prossima. Grazie a te, ciao Daniele.